Il distraction paper è quel foglio che voi vi tenete di fianco a voi quando state o studiando o lavorando per annotarvi quella distrazione che vi passa per la testa. Aspetta, non ho scritto al mio dottore, esempio. E allora vi viene voglia di mettervi a scrivere al dottore? No! Lo scrivo sul distraction paper in modo tale che quando ho finito quello che sto facendo, può essere la mia sessione di studio, può essere la mia sessione di lavoro, faccio quello che c'è scritto sul distraction paper. Questo mi permette di evitare che una distrazione mi rompa il mio flusso di produttività e mi faccia invece spostare su un qualcosa che non ha valore. È molto utile da fare, è qualcosa che ci toglie sicuramente il pensiero dalla testa, perché noi lo togliamo dalla testa e lo spostiamo sulla carta. Il nostro cervello, se voi iniziate a materializzare nella vostra testa, ah, devo chiamare il mio dottore, devo scrivere al mio dottore, continua a elaborare quell'informazione finché voi non riuscite a spostarla. Come la potete spostare? Con il distraction paper che tenete di fianco a voi.